Siamo qui alla tua presenza, Padre Santissimo, perché ti vogliamo adorare questa sera. Sì, tutti insieme. Oh Signore, lo vogliamo fare, Signore, in questo luogo che ti sei scelto e che ad uno ci hai chiamati. Ecco, per stare insieme alla tua presenza e alla presenza degli angeli del cielo. Perché anche questa sera, Signore, la nostra voce, la nostra lode, il nostro canto, siamo certi che si unirà a quello degli angeli in cielo. E insieme a loro saremo, Signore, faremo un coro, Signore, a te gradito. Sì, oh Signore. Quindi lo Spirito tuo che guida loro, guidi anche noi questa sera. Alleluia. Sia, Signore, la tua presenza non soltanto in questo luogo, ma dentro di noi, affinché ogni cosa sia mossa tutto, Signore, con ordine, con riverenza, con amore, con grande responsabilità. Alleluia. Gloria al tuo nome. Quindi accetta questo soave profumo. Sì, Signore, come ho detto prima, perché esso lo offriamo insieme agli angeli del cielo, insieme a Gesù, benedetto con te in eterno. Alleluia. In spirito siamo di un sol cuore e in desio di una sola mente. E la voce che ciascuno sente sia parola detta dal gran nome, cioè da Gesù. Alleluia. Amen. Affinché tutti possiamo, vedete, realizzare la sua presenza, ecco, di pari sentimento. Questo vuol dire in spirito siamo di un sol cuore e in desio di una sola mente. Perché come ha detto Gesù, ha pregato il Padre dicendo: Padre, fai che anche loro siano uno come noi siamo uno. Come potremmo essere uno tutti insieme?
che siamo maschi e femmine. Amen. Allora, ecco, dobbiamo essere, e questo lo possiamo essere, perché tutti insieme abbiamo in comune lo stesso Dio, lo stesso Padre. E Lui, vedete, per farci realizzare quest'unione, diciamo, tra di noi, ha messo lo Spirito Santo, lo stesso Spirito suo l'ha messo in ognuno di noi. Amen. Quindi vedete che la cosa, anche se fosse stata difficile, il Signore l'ha resa possibile. Alleluia. Purché ci sia questo desiderio, ecco, come il desio di una sola mente, questo desiderio, Signore, fai che possiamo essere questa sera tutti insieme, tutt'uno. Allora, amen, amen. Allora, vogliamo cantare un altro cantico. Io vi do la mia pace, disse Gesù, non come il mondo la dà, alleluia, alleluia. Cerco la terra dei miei sogni, dove risplende l'eterna luce, alleluia. La terra bella, eppure buona, dove è ogni bene ed il male non c'è. È questo quello che dobbiamo ricercare. Trovo per te la mia salvezza, dice questo cantico, come contro un nemico ardito e fiero. Vedo che sei la mia ricchezza, tu il solo Dio, tu il sommo Re. Alleluia. Amen. Quale terra dei nostri sogni cerchiamo? Alleluia. Amen. Una bella casa, una bella villa. Alleluia. Amen. Cercate prima il regno dei cieli,
la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Perché vedete, se noi cerchiamo veramente il regno dei cieli e la sua giustizia, se noi dovessimo avere bisogno, diciamo questo non c'è, ma se effettivamente dovessimo avere bisogno di una villa, noi, il Signore ci provvederebbe una villa. Ecco, ma se uno cerca prima la villa, e Signore, se tu mi dai la villa, io ti seguo, allora dice, senti, io villa non te ne dogno, non te ne procuro, se mi vuoi seguire, anzi io ti dico, rinunzi a te stesso, rinunzi a tutte cose, prendi la tua croce e seguimi. Allora impariamo, fratelli, guardate, impariamo a cercare le cose necessarie, ma e neanche, fratelli, gloria a Dio, guardate, neanche, perché se noi cerchiamo anche le cose necessarie al Signore, quando noi gliele chiediamo, noi lo offendiamo. Dici che bella che sta. Quando noi gli chiediamo le cose anche che sono necessarie, no? Signore, dammi tale cose e gli elenchiamo, ci facciamo l'elenco, no? Delle cose che sono necessarie, come che c'era con una rosa al mercato, si fa la lista, no? Tante volte, ecco, quando si va in preghiera, uno si fa, ci fa una lista al Signore, sai, hai bisogno di questo, 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 questo. Dice, approfittene per ora che ci ho sconto. Dice, Signore, no? Allora, se non te ne vai da questa lista, allora non ti do niente. Amen? Perché effettivamente quando noi gli diciamo al Signore quello che noi abbiamo del bisogno, noi lo offendiamo. Dice, ma senti, arrivato a un certo punto, allora tu pensi che io non ti ami, che io non mi prenda cura di te e che aspetto che tu mi chieda le cose. Parlando tra di noi che abbiamo figli, quelle che non hanno figli, li facciamo sforzare una vecchiacetta in modo che riescano a capire anche loro la cosa. Allora, noi che aspettiamo che i nostri figli ci chiedano le cose che hanno di bisogno? Amante, siamo sinceri. Pure quelli che siete in tribuna, aspettate che siano i vostri figli a chiedere, ecco, le cose che hanno bisogno. No. E noi ci accorgiamo di questo, che quando loro ci chiedono qualcosa, è perché non ce l'hanno del bisogno. Dice, perché? Perché noi genitori, ripeto, non aspettiamo che loro ci chiedano le cose. Siamo noi stessi che ci accorgiamo che loro hanno bisogno di determinate cose, che hanno bisogno i scappi, che hanno bisogno i calzini e tante altre cose. Insomma, siamo noi stessi. E che poi i soldi la mannescere noi stessi pure. Amen. Però vedete, siamo noi, non aspettiamo che siano loro a chiederceli. Perché? Se loro ce li chiedono, anche se giustamente, e noi non abbiamo provveduto, ci sono due motivi. Diversi motivi. Uno, perché riconosciamo che ancora possono stare con quello che hanno. È vero o no? Dici, no, ancora tu puoi stare, gli scappa a questa maniera. No. Due, che noi in quel momento magari non abbiamo la disponibilità, non abbiamo i soldi. È giusto? Allora, quindi vedete che la loro richiesta è sbagliata. Alleluia. Quindi, se poi loro ci chiedono insistentemente, voi che avete figli, avete avuto figli, se i vostri figli vi hanno chiesto o vi chiedono insistentemente una cosa che voi riconoscete che non la potete dare per diversi motivi, che cosa fate a un certo punto?
quando loro ve lo chiedono ripetutamente? Non ce ne comprano. E non solo. Uno era e 191. Perché ti ho detto che per ora non te ne posso comprare, la vuoi capire? Amen. Ecco, il Signore può fare la stessa cosa con noi. Perché tante volte, Signore, Signore, Signore. A un certo punto il Signore dice, ma vuoi smettere? Perché se tu continui a cianci, non te ne sogno. Ecco, allora, impariamo, stavo dicendo anche in questo, soprattutto in questo, a saper chiedere al Signore. Chiediamogli invece, Signore, cosa devo fare per piacerti meglio, per esserti più gradito, per non recarti quei dispiaceri che ti ho dato nel passato quando non ti conoscevo. Se uno gli chiede questo col cuore, però, non per cercare musarruffiania, no? Come diciamo noi in dialetto, col cuore, allora il Signore dice, veramente questo figliuolo, questa figliuola mi amano, hanno bisogno della cosa. Vi ricordate che ho detto diverse volte che mi sono sorti nella mente alcuni pensieri e alcuni desideri, ecco, pensieri e desideri, no? Fratelli, siccome, ecco, so che il Signore dice con tante cose che ci sono, ecco, se io gliel'avessi chiesto, no? Con tante cose che ci sono, tu mi vai a chiedere dalla cosa, allora subito cancello quel pensiero della mia mente, l'ho cancellato diverse volte. Faccio, no, ma Signore, scusa, ma perdona, ma guarda che se stava leggendo in questo momento. Figliole, com'è che invece o lo stesso giorno dopo una parola il Signore mi provvede di quello che io avevo desiderato e avevo cancellato perché non l'avevo ritenuto indispensabile nei confronti di Dio. Ecco, dice, poiché tu sei stato saggio, io ti provvedo. Alleluia. Amen. Vedete che, e guardate che questo non mi è successo una sola volta, ma tantissime volte. Mi ha dimostrato che il Signore, e ci vedi, io non ho bisogno che tu me le chieda le cose. Solo amami, servimi e io ti provvederò. Alleluia. Amen. Alleluia. Allora vogliamo leggere, come il Signore ha stabilito anche questa sera, alleluia, nell'Evangelo di Marco, capitolo 14. Ora, due giorni dopo, era la Pasqua e la festa degli azimi, ed i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e di ucciderlo. Ma dicevano, non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Ora egli, trovandosi a Betania, in casa di Simone, il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato di autentico nardo di grande valore. Ora ella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. Alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero, perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere questo olio per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù, lasciatela fare, perché, disse, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me, perché i poveri li avrete sempre con voi e quando volete potete fare loro del bene, ma non avrete sempre me. Ella ha fatto ciò che poteva,
ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Vedete, dopo, quindi, perché già Gesù si avvicinava, diciamo, il periodo, il giorno che lui doveva essere sacrificato, alleluia, perché vedete, ci dice, ora 2 giorni dopo era la Pasqua, alleluia, quindi vedete, in prossimità della Pasqua è che Gesù doveva essere poi crocifisso, ucciso. E noi vediamo come effettivamente fino alla fine lui si ritrovò solo, volendo. Anche se alcuni lo appoggiavano, ecco, condividevano, perché lo amavano, per esempio Maria Maddalena, sua madre, altre, gli apostoli stessi non lo amavano, all'infuori di Giuda, ma pure loro lo amavano. Però vedete, tante volte, no tante volte, sempre, sarà, è stato e sarà sempre così. Anche, vedete, se una persona si ama, non è detto perché quella persona si ama che uno condivida tutte le cose che quella persona amata fa e dice. È facile che ognuno la pensi a modo proprio. Amen, gloria a Dio. Però, vedete, qui sta il punto importante che il Signore ci vuol far capire e ci vuol dire, che rimanga impresso, spatti. Se noi amiamo Gesù, per dire, noi lo amiamo Gesù, quindi se noi lo amiamo, lo stimiamo, dobbiamo accettare tutto quello che lui fa. È giusto, perché se io ho fiducia, a meno che non, ma diciamo, Gesù non è che poteva commettere errori, è giusto? Però se una persona, anche un servo di Dio, dovesse commettere qualche errore che può sembrare sbagliata, una cosa quindi sbagliata, quindi un errore, allora non bisogna, vedete, mai esternarlo con gli altri, ma magari, ecco, se uno ama una persona, dirlo alla persona che uno stima ed ama, dice, Signore, in questo caso, Signore, ecco, i discepoli, Signore, questa donna ha fatto questo, ma Signore, ma è giusto? Perché vedete, tante volte c'è poco da fare. Noi abbiamo bisogno, fratelli, sempre di essere ammaestrati dal Signore, non c'è niente da fare, perché anche in questa circostanza qui dice, ecco, alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero, perché tutto questo spreco di olio? Mi pare che in Matteo dice che addirittura sono stati gli apostoli stessi che non hanno approvato quello che quella donna ha fatto, e gli dissero la stessa cosa a Gesù, o meglio, anzi, le dissero alla donna, non a Gesù, perché Gesù intervenne poi successivamente, quindi la stessa cosa, quindi erano i discepoli, gli apostoli. Vedete come effettivamente ci si può ritrovare con modi di vedere, modi di ragionare le cose, di pensarle, di progettarle, di esprimersi, diverse, alleluia. Però nel campo di Dio bisogna stare attenti, alleluia. Perché guardate, ora dice, egli trovandosi a Betania in casa di Simone, il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato di autentico nardo, il quale
era di grande valore. Orella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. Alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero: perché tutto questo spreco di olio? Se ci fate caso, l'hanno detto a voce alta. Tant'è vero che è stato scritto pure. Non è che l'hanno pensato alcuni, l'hanno pensato, l'hanno tenuto per sé, questo pensiero, questo giudizio. No, lo hanno esternato. Ecco perché si è fatto questo spreco. E allora, se questa sera ci fosse Gesù qui presente, no? E qualcuno, dei presenti, dovesse ripetere la stessa cosa, cosa diremmo noi? Cosa faremmo, anzi? Interverremmo per dire la stessa cosa? Ma perché sto spreco? Si poteva vendere, no? E usare questo ricavato per altre cose, o darle povero oppure per altre cose? No? Fratelli, perché noi non lo diremmo? Almeno io non lo direi. Sapete? Per due motivi io non lo direi. Uno, perché se uno di voi dovesse, versare sul capo di Gesù un profumo di un prezzo proprio che fa scioccare, perché ci pensate, c'è 100 denari qua, dici, ma può darsi che ci sia stato, poi non lo so, fratelli, il Signore non me l'ha rivelato, però cosa è scritto e così, 300 denari, sapete che vuol dire? Che mi pare che un denaro equivaleva ad una giornata lavorativa. Quindi moltiplicate 300 giorni di lavoro. Vero, hai ragione. Perché erano 365 giorni, vero? Un anno di lavoro. Per cacciare un profumo, no? Allora, però, ecco, ora, se così, io non lo so, qua dice che non ricevo denari, e se ricevo denari, quindi guardate quant'era prezioso, che appunto dice si poteva vendere. E allora, ripeto, io non lo farei per due motivi. Dici qua, voi lo fareste? Direste, guarda che spreco si sta facendo. Per quale motivo? Ti vediamo. Perché è scritto? Perciò mi guarderei. Ma tu non è che devi fare perché è scritto. Devi dare la tua risposta in base a quello che il tuo cuore suggerisce. È giusto? Perché c'è scritto così e qua parla. Ecco, io non lo farei, ripeto, invece per due motivi. Uno, perché lui, essendo il maestro, essendo Gesù, dice: guarda, quello glielo ha fatto, gloria a Dio, è un maestro, io lo stimolo, amo, si vede che sumaratava. No, quindi una. Due, non oserei aprire la bocca perché aspetterei che lo dicesse lui stesso. Se lui è il maestro e la cosa è stata fatta a lui, deve essere lui a parlare, non io, perché maleducazione. Dici: che fai tu, che stai parlando, insomma, mi stai dicendo che io sono insensato, che sciupone, che gli faccio fare le cose senza riprenderle. Invece, vedete, i miei pensieri
non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Vedete, fratelli, questo dice perché? Questo ci deve, ripeto, servire sempre, che noi dobbiamo parlare sempre, poco, muti, mai, perché se siamo interpellati, allora anche quando siamo interpellati dobbiamo rispondere sempre con sapienza, con saggezza, mai dare sfoggio di sapienza, come, ah no, io avessi fatto, io così, io così, no. Perché l'agire di Dio, ecco, i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, le vie di Dio non sono le nostre vie. Quindi, ciò significa che sbaglieremmo sempre. E infatti, vedete, Gesù proprio intervenne. Guardate che in quel momento, fratelli, io non mi vorrei trovare nella stessa diciamo, situazione che si trovò Gesù, ma qualcuno magari che stesse facendo qualcosa, aspettate, perché se io dico che su a me ci sono chi che dice, ah, io farei anzi sì, peggio da caccheria pure cicchi. Facciamo così almeno, in modo che voi, se qualcuno ora facciamo così, mettiamo il caso, se qualcuno vi dovesse regalare, facciamo che sia io, no? Avanti. Vediamo che se io regalassi a uno di voi, questo uno di voi, ognuno pensi che sia se stesso, io non faccio il nome, in modo tale che ognuno dice, vado fratello, è a me. Amen. Ognuno di voi pensi a se stesso. Amen. Allora, io questa sera voglio regalare un profumo a uno di voi. No? Ripeto, pensate che siete... Dici, guarda, fratello, a me un regalo. No? Allora, un altro, nel vedere che io lo sto regalando a te, dice, oppure gli altri... E perché, fratello, sto spreco, sto profumo, quanto l'hai comprato? Non potevi che per ora c'è bisogno, per esempio, a chiesa, c'è bisogno di pagare la luce, di pagare l'affitto, cose. Non sarebbe stato meglio? Come vi sentireste? Che io, nell'esprimere questo mio sentimento, questo affetto, vi stessi regalando... e gli altri invece si opporrebbero, come rimarreste? E che siete di ghiaccio, di legno? Non ti resterebbe male? Sì o no? Ma arrivare a dire, no, io un sogno di casa, se tu fa l'una. Ora, sapete che quasi quasi ci credo che ci sono gli extraterrestri? E allora ci rimarreste male, no? È vero. Quindi Gesù, nel sentire, se non tutti, ma alcuni di loro, dire perché questo spreco, dice perché che sogno, spazzatura, non capiva. Non mi merito. Gesù in quel momento avrà pensato, ma perché non mi merito? Io che ho lasciato la gloria di Dio, la gloria del Padre, sono venuto sulla terra. Anche quest'umiliazione devo subire, perché quella sera, fratelli, è stata un'umiliazione pubblica. Perché questo spreco? Ma perché forse c'è qualcosa che uno possa offrire al Signore per essere giudicato uno spreco? Vedete come facilmente si sbaglia? Vedete quanto sono indispensabili gli insegnamenti? O no? Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi, diciamo, vedete, ecco, c'è un detto, no? Che lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti, quasi, penso di sì.
Dice prima pensa e poi parla, perché le parole poco pensate, prima di dirle, sono portatrici di dispiaceri. In questo caso, loro, vedete, non hanno pensato. Subito hanno lanciato il loro giudizio. È stato uno spreco. Prima pensa. Ecco, loro avrebbero dovuto prima pensare, perché in quella circostanza gli hanno recato dispiacere sia alla donna che a Gesù. Alla donna che l'ha offerto e a Gesù che l'ha ricevuto e l'ha accettato. Amen, gloria a Dio, alleluia. Vedete, fratelli, l'educazione non è quella, la preparazione spirituale non è solo quella. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, Gesù Dio, Gesù Dio. No, fratelli, calcio, c'è da pigliare dell'inizio, alleluia, impartire delle lezioni di educazione in tutti i campi. Voi siete la luce del mondo, il sale della terra, alleluia. Perché vedete, ecco, ah no, perché? Perché questo, perché quell'altro, perché due fratelli, oppure in questo caso non è un semplice fratello, e neanche quello si deve fare, ma mettete il caso come oggi, no, oggi, i nostri giorni, non c'è Gesù, ma c'è l'anziano, che è l'angelo della Chiesa. Amen. E magari, ecco subito, allora, fratello, ma non, attenzione, perché se questo ammaestramento, questo culto andrà in onda, questo serve ed è per tutte le chiese e per tutti i veri unti di Dio, non è per me, perché dice, vado fratello, sta parlando Pedro, no, e ve lo dico nella maniera più assoluta, perché questa educazione deve essere impartita anche agli altri credenti di altre chiese, nei confronti dei loro pastori, senza ma, quello ha fatto questo, che tu intanto te stai zitto, te stai zitta. Prima pensa e poi parla, anzi fai così, prima pensa e poi non parli, che è meglio ancora, amen, gloria a Dio. Perché, appunto, perché vedete, ci può essere di mezzo, nei confronti dei servitori di Dio, in questo caso di Gesù che stava servendo il Padre, il piano di Dio, o no? Sembrava apparentemente uno sciupio, uno spreco, ma non lo era invece, agli occhi degli altri era uno spreco, uno sciupio, invece no, era tutto stabilito da Dio, e Gesù, guardate come li mortificò, fratelli, e chi sbaglia nel campo di Dio viene sempre mortificato, perché il Signore non se la tiene. Il Signore, vedete, che non se la tiene. Le offese nei suoi confronti e nei confronti dei suoi servi, il Signore non se le tiene. Alleluia. E in questa circostanza, vedete, l'umiliazione che Gesù ha ricevuto l'ha subito trasferita su di loro. Alleluia. Benedetto sia Gesù. Alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero, perché tutto questo spreco di olio, poiché si poteva vendere quest'olio più di 300 denari e darla ai poveri, ed erano indignati contro di lei. Fratello, quanto vuoi magari non solo nella nostra chiesa, ma magari anche, ripeto, perché non è, voglio che voi sappiate, che tutti sappiano anche all'esterno, non è che come unto di Dio ci sogno solo io unto mondo, perché ci sono altri unti di Dio in altre chiese, io non li conosco, fino a questo momento non li conosco, ma sono certo che ci siano, ci sono, no? Chissà quante volte, appunto, il Signore ha permesso che si facesse qualcosa, o nei loro confronti, o che loro, e subito,
quelle che si sentono sapienti scacce, oh, perché sto fatto? Non si poteva fare così. Ecco la risposta da parte del Signore questa sera. Stai zitto, perché più parli e più ti scava una fossa chi domani. Alleluia. Perché se i servitori di Dio fanno determinate cose, sono cose che o indovinano o sbagliano, sono cose che riguardano i servitori e Dio. Dio e servitori. I fratelli e tutti gli altri sono a stare muti. Amen. Allora, perché non si è, nessuno quindi si reputi spirituale a tal punto di poter giudicare. Perché fratelli, guardate, io vi dico questo, non sto difendendo. Io ho visto che in alcune chiese, per esempio, poi ci fu in una, quell'estate proprio, non si vergognano. Per esempio, c'è stata in una chiesa, qui a Messina, non la passata, che il pastore di quella chiesa, meglio di quel pastore non c'era nulla, non c'era nessuno. Oh fratello, come che poi fece una votazione? L'hanno buttato giù, l'hanno buttato fuori e addirittura si sono rivoltati contro. Guardate quale grande responsabilità. Se quell'anziano ha sbagliato, se la deve vedere con il Signore. Alleluia. Se ha sbagliato, se non ha sbagliato, meglio per te e per lui. Alleluia. Amen. Alleluia, gloria all'Altissimo. Guardate, quando è stato del re Davide stesso che ha commesso adulterio ed omicidio, con tutto ciò che il popolo di Israele è stato sempre ribelle, non lo ha, accusato e non lo ha degradato. Al re Davide, nonostante avesse commesso adulterio ed omicidio, perché vedete, ecco, il popolo di Israele si vede che aveva timore di Dio dentro, quel timore di Dio che non si rivoltò contro, avrà pensato: se il nostro re Davide ha sbagliato, pagherà davanti a Dio. Invece, fratelli, con molta facilità, non oggi soltanto, ma anche nel passato, i credenti che vanno in chiesa per apprendere sono stati i primi a rivoltarsi contro coloro che li hanno ammaestrati e gli hanno dato da mangiare del cibo spirituale. Non si fa, fratelli, non si fa. Perché il Signore, vedete, potrebbe permetterci apparentemente di sbagliare, ma per i fini ben precisi da parte di Dio, che noi non possiamo conoscere. Alleluia. Perché non siamo talmente spirituali da poter leggere nella mente di Dio. Alleluia. Amen. E Gesù, guardate, ecco, per cedere, siete tutti una massa di ignoranti, perché voi non capite quello che questa donna ha fatto. Alleluia. E ora io ve lo dico, Guardate quindi quell'umiliazione che Gesù aveva ricevuto, come l'hanno poi ricevuta gli altri, quelli che hanno accusato quella donna. Alleluia. Dice: ma Gesù disse: lasciatela fare. Guardate, lasciatela fare. Perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me. Perché i poveri li avrete sempre con voi, e quando volete potete fare loro del bene, ma non avrete sempre me. Vedete, perché ci sono circostanze e circostanze che si vengono a creare con i servitori di Dio, che sono singolari e irripetibili. Amen? Singolari e irripetibili.
Dici in che senso? Che magari il Signore può permettere una determinata cosa con un suo servo, ma una, quella volta. E se proprio in quella volta ci sono state delle lingue biforcute, dei giudici, alleluia, proprio sarà quel loro modo d'agire che li condannerà, che li accuserà davanti a Dio, perché dice sono stato io il Signore, ecco la giustificazione. Alleluia. Amen, benedetto sia l'Altissimo. Vedete quanto è grave, pericoloso, parlare sempre a strafare. Amen. Si pensa di essere giusti, di essere equilibrati, di essere maestri, ma conosci tu i pensieri di Dio? Conosci tu le vie di Dio? Alleluia. Se tu avessi conosciuto i pensieri di Dio, le vie di Dio, avresti dovuto dire, bene hai fatto donna, perché hai unto il maestro per la sua sepoltura. E Gesù li avrebbe elogiati. Sapete cosa avrebbe detto Gesù? Né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Come disse a Pietro Gnonno, ve lo ricordate? Alleluia. Vedete quanto è bello, alleluia, aspettare, prima pensa e poi parla, alleluia. Amen. Successivamente Pietro, che non pensò, ecco, vinto dall'euforia, si sentì innalzato, si sentì tutto spirituale, maestro non ti avvenga mai ciò, vai via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio. Vedete come, ecco perché, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle mie vie sono le vostre vie. Alleluia. Amen. Vedete tutto, quindi è chiaro che non è che tutto quello che si fa nel campo di Dio, ma ecco uno, per non sbagliare, perché ci potrebbero essere dei momenti o dei casi, dei particolari, voluti da Dio, e delle cose, dei particolari non volute da Dio. Ma noi come facciamo a capire, a discernere? Siamo talmente spirituali da saper discernere? No. E Gesù, per non farci peccare, per non farci sbagliare, che cosa ha detto? Vi ricordate cosa ha detto? Non giudicate affinché non siate giudicati. Perché col giudizio che voi giudicate, sarete giudicati e a voi sarà data anche la giunta. Amen, ci siamo, gloria a Dio. Vedete, alleluia, il Signore proprio per non farci sbagliare. Ma se il Signore, vedete, ci ha detto tutto, sempre. E questa sera ci sta rinnovando, in modo tale, fratelli, ecco, quando succede, fratelli, io, guardate, se io lo dicessi in questo momento solo per me, sarei più schifoso e miserabile essere umano. Ma lo sto dicendo perché serva a voi, per quelli di fuori, ma anche per gli anziani che non appartengono a questa comunità. E scrivete se questo culto andrà in onda anche per gli altri fratelli. Non osate mai, non azzardatevi mai di quello che succede nelle altre chiese. Devi dire, oh, mio fratello, oh, qua. State zitti, sono cose nel campo di Dio che appartengono al Signore. Il campo è di Dio. E se il padrone del campo, della vigna, deve prendere un suo fattore, un suo operaio, con l'orecchio e buttarlo fuori, non ci penserà due volte. Non aspetterà il Signore il nostro giudizio. Non si farà corrompere dalle nostre parole, dai nostri giudizi. Anzi, sapete il Signore che ci risponderà? Anzi, ci sta rispondendo in partenza, prima dice così, io ve lo dico oggi, così quando avverrà non vi ripeto più, ve lo dico oggi. Tu fate tuoi. In dialetto, fatevi fatti vostri. Alleluia. Amen. Guardate, in questo momento il Signore mi ha fatto venire una cosa. Vi ricordate quando Gesù è risuscitato e ha chiesto a Pietro, Pietro mi ami tu?
Dice sì, poi ecco, baci i miei agnelli, i miei orelli, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice che c'era l'apostolo che Gesù amava, no? Dietro è lui. E allora dice che Pietro gli disse, Signore, dice, e di lui che ne sarà? No? Che quanto pare si trattava di Giovanni, no? Dice, di lui che se ne... E Gesù, guardate, Gesù gli rispose, sapete, no? Io vorrei godere, vorrei frescare, uccidere, da memoria. Gesù gli rispose, e a te che interessa? E se io voglio che lui rimanga fino al mio ritorno? Per dire, tu state zitto, tu fai quello che io ho detto di te, per te. Non ti picciare, non ti occupare di quello che saranno gli altri. Amen. Vedete quindi che il Signore ragiona così? Eh? Alleluia. Quindi, sia glorificato Dio, fratelli. Io ringrazio il Signore, ve lo dico in verità con tutto il cuore, io ringrazio il Signore, che quando sento o ho sentito cose che avvengono in altri posti, in altre chiese o cose che siano, sgradevoli, che rattristano, fratelli, il mio cuore si rattrista, non gioisce. Eppure potrei trarne un vantaggio personale. Ecco, oh Signore, li sta pagando, ripagando per quello che hanno fatto a me. No, no. E ripeto, l'ho detto una volta e lo ripeto anche questa sera, e un fratello era presente, che è presente qui questa sera, quando è stato che hanno... destituito lì d'anziano, che prima era un meglio Messina per dire le cose, e poi tutta la chiesa si è voltata contro, eh? E proprio quel pastore nei miei confronti non ha speso mai una parola a mio favore, anzi anche lui ha lanciato qualche freccia contro di me. Ma quando ho saputo che lo hanno accusato e lo hanno non gli hanno fatto fare più il pastore, e mi è stato detto, fratello, cosa ho detto io? Io mi sono messo a piangere. Ho detto, ecco chi è l'uomo, ecco chi sono i credenti. Avrei dovuto gioire in quel momento per dire, ecco, il Signore mi ha reso giustizia. No, no. Io non alzerò mai la mia mano contro l'untolo dell'Eterno. Chi sbaglia pagherà direttamente con Dio. Amen. Fratelli, non mi sono rallegrato, mi sono amareggiato e dentro di me ho pianto. Disse, guarda quanto meschina è la gente. O dire, fino a poco tempo fa lo innalzavano. Un fratello qua, un fratello là, un nostro anziano, un nostro pastore, fa questo, fa questo. In quel momento tutti contro. Crocifiggilo, crocifiggilo, liberaci Barabba. Questo è il credente di ogni tempo, che non riceve i sani insegnamenti, la giusta educazione fisica, materiale e spirituale. Amen. Questa sera il Signore ci sta mettendo in guardia. Non commettete questi errori. L'opera è di Dio, il campo è di Dio. Il padrone è Lui, alleluia, e Lui saprà come agire nei confronti di ogni suo servo che ha scelto nel suo campo. E Dio ci benedica. Alleluia. Amen. Thank you.
Signore, dacci il coraggio, la fede, la forza, alleluia, per andare sempre avanti, Signore, seguendo le Tue orme, incancellabili per chi crede e pone la propria fiducia in Te, alleluia, che sei la via, la verità e la vita. Così accompagnaci anche questa sera alle nostre case con la Tua santa benedizione. Padre Santissimo, Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto con Te in eterno. Amen, amen, amen. Amen.